Ciao ragazzi, oggi vediamo una penna 3D della Sunlu che mi ha inviato Gear Best. Per chi fosse interessato, in descrizione, trovate il link e un coupon per l'acquisto. Allora, è una semplice penna. La scatola è ben fatta, quindi la potete utilizzare per conservarla. Troverete all'interno due esempi di filamento da, mi pare, 3 metri, un alimentatore e la penna. Poi dei ditali per le mani di bambini. Perché a me quello più grosso fa fatica a entrarmi nel mignolo, e il supporto, che ci ho già fatto una base estesa per garantire la stabilità. Vi arriva con una ventosa. Penna è ben costruita, ben rifinita. È fatta con quella plastica leggermente gommosa, piacevole al tatto e vi dà anche un bel grip. Il funzionamento è molto semplice: con questi due decidete la velocità da 1 a 8. Con questo estrudete o fermate l'estrusione, con questo scaricate la penna. Con questi due regolate la temperatura. Avete due selezioni quando l'accendete, PLA o ABS. Il PLA arriva fino a 180 gradi, l'ABS fino a 210. Il filamento che viene estruso è da 1 mm. Ora è una normale penna, funziona bene. Fa quello che dice. Io l'ho chiesta per provare perché avevo un'idea di usarla come saldatore per pezzi stampati con la stampante 3D. Qua ho degli esempi di saldature su dei pezzi vecchi. E devo dire che funziona molto bene. Ora, per il discorso saldatura, io l'ho provata con il PLA. Vi conviene, data la temperatura, iniziare con ABS, cioè voi selezionate ABS, fate il caricamento del filamento, ma ci mettete il PLA. In questa maniera potete arrivare a 200 gradi. E c'è un buon effetto saldatura con questa temperatura. A 180 non è così efficace. Altre cose che si possono fare, giunti. Niente, questo è tutto. A seguire un unboxing e il test con le varie prove. Ciao, al prossimo video.